Siamo in 5 in questo momento, quindi ribuongiorno a tutti. Abbiamo una quarantina di minuti a disposizione, per cui a tutti e a tutte ovviamente, per cui vi chiederei, perché si fosse collegato un po' dopo a metà mattinata, di reintrodurvi una trentina di secondi a testa, non tanto su rispetto a quello che c'è scritto nel vostro Abstract, il vostro talk, ma perché fate questo mestiere, cosa fate innanzitutto e perché vi piace farlo, qualche cosa di che vi dà emozione ancora in questo mestiere a giro, e poi vi racconto, voi lo sapete già, ma racconto a tutti gli altri cosa facciamo nel resto di questi minuti. Partiamo da... Parto io? In basso a sinistra, allora, Francesco. Ok, ciao a tutti, sono Francesco Rossi di Red Hat, faccio il Solution Architect in Red Hat. Arrivo da un'esperienza molto lunga di sviluppo per vari sistemi integrator e software vendor. E cosa mi piace del mio lavoro? Mi piace promuovere tecnologie innovative per i nostri clienti, sostanzialmente, quello che ancora mi dà emozione, ecco, creare demo, far dimostrare use case delle nostre tecnologie e soprattutto lavorare nel mondo open source, chiaramente. Ale, che lo vedo preparato di fianco, Alessandro. Alessandro, italiano, ma vivo ad Amsterdam e faccio anch'io il CNCF Ambassador, che è un bel lavoro, o almeno una bella posizione. E perché ti permette di entrare in contatto con la gente, con le comunità, e infatti faccio il Dutch Meetup Amsterdam, il Dutch Kubernetes Amsterdam, lo gestisco, sono anni che mi diverto a farlo, quindi è quella la parte migliore. Saliamo, mancano Berat e Jacopo. Berat. Vai Berat. Ciao a tutti, mi chiamo Berat, come dicevo lavoro con Jacopo in SIGAP e ci occupiamo principalmente di Kubernetes, quindi mi piacciono Kubernetes, i container, automatizzare le cose e vedere tutta l'infrastruttura come codice è una cosa stata molto interessante per me e mi piace questo aspetto di lavoro. E finiamo con Jacopo. Ciao a tutti di nuovo, io sono Jacopo, sono il founder di SIGAP, contribuisco in realtà a gestire, perché per fortuna siamo un bel collettivo, il Kubernetes and Cloud Native Milano, e come Alessandro sono uno dei CNCF Ambassador. E perché faccio questo mestiere? La domanda è molto complessa. Lo amo ed è di fatto la mia vita da chiaramente un sacco di anni, e ho sempre avuto tutta la parte infrastrutturale ha sempre avuto un particolare fascino, quasi feticista direi, e quindi mi ci sono focalizzato negli anni. Ok, grazie allora di nuovo a tutti. E vi proporrei di fare questa cosa, abbiamo una mezz'oretta, di fare una scansione temporale di questa tavola rotonda, ovvero di dedicare un pochino di tempo a quello che è successo negli ultimi mesi, quindi dove siamo adesso, c'è molta, soprattutto dall'ultimo talk, forse si è capito meglio di quanto sia frizzante oggi come oggi il mercato, posso così dire, del cloud. Guardavo prima l'indice Nasdaq, che è un composito degli Emerging Cloud Index, lo trovate come BVP Nasdaq Index, il total market capital è 1210 billion attualmente. A Jacopo, cioè, appaiono e scompaiono strumenti come se piovessero davvero, è vero, e forse noi dall'Italia lo vediamo un po' rilento, ma questa cosa sta succedendo davvero. Per cui vi proporrei questa cosa, di cercare di capire cosa è successo negli ultimi mesi, magari se c'è qualche cosa che abbiamo abbandonato, che possiamo dire, ok, questa cosa qui non è più interessante, invece qualche cosa che ha vinto, quindi
siamo veramente sicuri che Kubernetes abbia vinto? No, questa è un po' una provocazione, ovviamente, però... quindi, un punto di cosa c'è oggi sul mercato. Cito qualche numero, giusto per dare un'idea, magari a chi non li avesse mai guardati. Sono stime, sempre di... queste sono stime di Bestner. AWS ha un cloud share del 35%. Premetto subito che questi numeri non fanno 100, come somma, proprio perché sono stime. AWS sta circa al 35% di adozione del mercato, Azure sta al 18%, Google Cloud Platform attorno al 7%, Alibaba al 5% e il resto, che dovrebbe fare 43-44%, sono tutti gli altri player, quindi soprattutto provider locali. Oppure provider più piccoli, marginali, che però hanno sempre un bel 43%. Direi, ultimi mesi, cosa ci lasciamo indietro e cosa invece diventa mainstream? Un po' chi vuole partire, vi vedo... Io ho troppe cose da dire, quindi aspetto che mi tirate in causa. Sicuramente gli ultimi mesi sono tutti centrati sull'emergenza mondiale, che in parte ha accelerato anche il movimento, il trasferimento su cloud. In realtà, cioè, per esempio, prendi l'esempio di Zoom, ma anche Teams, sono passati da poche milioni di utenti a decine di milioni quasi overnight. Quindi si vede che c'è l'esigenza di avere l'opportunità di scalare molto velocemente, quindi secondo me questa è l'esperienza che porterà più aziende, più organizzazioni anche a considerare il cloud per quello. Quindi cioè, questo è in realtà è un progetto che stava già in corso da anni, però secondo me questi ultimi eventi stanno accelerando il passaggio al cloud. Infatti si riscontrano il fatto che gli stock delle aziende che fanno cloud sono rimaste più o meno stabili, e anche come nel mercato del lavoro c'è più richiesta di cloud architect che prima. C'era Jacopo che fremeva prima, non so se volevi... Io sfrigolo, no, l'unica cosa che voglio aggiungere è questa. È vero, è assolutamente vero quello che dice Alessandro. Noi stiamo vedendo anche forse perché è una prospettiva diverso, un po' perché siamo in Italia, un po' perché siamo molto focalizzati sull'ambito enterprise, ma noi stiamo vedendo anche una nuova epoca d'oro per l'on-premise. Cioè, è vero un aumento del cloud, ma noi stiamo vedendo fortissimi investimenti sulla cloudificazione dell'on-premise. Non è tanto, perché quello è chiaramente un punto centrale, importantissimo e gigante. Ma è anche un miglior utilizzo dell'on-premise che sta spingendo l'adozione di queste soluzioni. On-premise, forse chiariamo la differenza. Data center. Ok, quindi servizi data center on-premise, stiamo parlando di questo. Okay. Sì. Dicevate accelerazione. Io ho visto quel meme, probabilmente l'avete visto tutti. Chi ha guidato la transformation digitale nella tua azienda? Il CEO, il CTO, il Covid-19? Non so se... vedo che quindi... Covid-19, quindi esigenza di portare quello che facevamo offline, online a questo punto. L'avete, immagino, fatto nella vostra vita lavorativa? Avete visto questo problema da vari aspetti e attorno ai clienti che seguite? Difficoltà, cioè quali sono le top, se doveste dire, le top 3 difficoltà che avete incontrato rispetto a accelerare, sì, quindi fare qualche cosa in un frame di tempo che non permette agio, e la realtà delle aziende. Quali sono gli ostacoli? Ma se posso, allora noi come diciamo Red Hat chiaramente siamo ben predisposti per lavorare da remoto, quindi abbiamo tutti gli strumenti necessari, già lo facevamo prima di questa emergenza, e le difficoltà che troviamo per i nostri clienti è sicuramente difficoltà di tipo infrastrutturale, perché non tutti sono dotati di un'infrastruttura magari adatta ad ospitare un certo numero di connessioni VPN contemporanee da remoto di tutti i dipendenti, quindi da questo punto di vista adesso cominciano poi a,
a doversi dotare di strumenti che possano farli lavorare da remoto con VDI o quant'altro. E poi anche problemi legati alla security, perché molti utenti magari in ambito finance così sono molto attenti a questi aspetti, quindi è per loro ancora più difficile, ecco, scalare sul cloud e lavorare da remoto. Quindi il landscape delle minacce aumenta. Naturalmente, sì. Ecco, penso sia capitato a tutti voi durante sessioni Zoom di avere qualche malintenzionato che si è inserito. Cosa hai detto? Vero? È vero? Cosa hai detto? Mannaggia. Sì, io ho assistito in diretta a due eventi di questo tipo molto spiacevoli. Purtroppo, ecco, non tutti gli strumenti che utilizziamo da remoto garantiscono un livello di sicurezza adeguato. Cosa possiamo fare per metterci in sicurezza? Cioè, una volta c'era la OSVAP list, che però va bene per un mondo di una determinata epoca. Oggigiorno, se io dovessi dire sicurezza e DevOps Sec, anzi in questo caso sicurezza delle applicazioni e delle cloud, dove posso andare a informarmi? Sempre su questo filone. Parto io, io ho un'idea molto precisa, molto precisa. Ho dei pilastri, ok? I miei pilastri sono, premesso che non c'è una soluzione facile, e più andremo online, più saremo esposti a questo tipo di cose, ok? A problemi in generale. La cosa numero uno è di avere tutto quanto scoda, cioè questo non è un modo di dire. Qui stiamo parlando di processi di delivery, come stiamo parlando di processi di configurazione dei sistemi. Chiaramente, cioè, parliamo di infrastruttura nel senso del nostro mestiere, non stiamo parlando dello Zoom sul computer, ok? Però partire con tutto quanto è scode e avere una policy stretta per far sì che se non è codice non può andare in produzione, ok? Se non è codice, non può superare i check, e tutto deve essere scode. Non vuol dire soltanto l'applicativo o le pipeline di continuous integration. Prima Alessandro ha citato OPA, Open Policy Agent. Quello permette di fare policy management e scode. Cioè vuol dire prendere le parole del nostro CIO o le parole del nostro manager e trasformarle in policy codice. Ok? Un po' come if it's not automated it's broken, forse corretto, era qualcuno di Google, non ricordo più chi, però vedo che annuite, quindi no, e secondo me questo è il punto di partenza, che tra l'altro è uno dei pilastri di DevOps definito come Calms, è estrema. Cioè non stiamo parlando solo di codice, ma stiamo parlando di automazione di procedure, cioè. Esatto, e secondo me quello è il primo punto di partenza. Perché? Perché ci dà full auditability, perché ci dà collaborazione sana, che non vuol dire stream di meeting infiniti, di comunicazione verbale, che poi qualcuno dice una roba, me la dimentico, io stesso dico una cosa, tra due giorni me la dimentico, cose del genere. Insomma, quello è sicuramente il punto di partenza. Da lì ad avere sistemi totalmente sicuri, chi ne sa veramente di sicurezza ti dice che qualsiasi cosa che può essere violata verrà violata. Quindi non ci metto bocca. Va bene. Non so se qualcuno voleva aggiungere altro sulla security, altrimenti faccio un salto avanti. E perfetto. Dunque, vi chiederei allora di parlarmi un po' di, se vi viene in mente, i settori, quindi ho sentito banking, che qualcuno ha citato banking prima, Francesco. Ci sono altri settori in cui queste tecnologie stanno arrivando, quindi mi riferisco a manufacturing, telco, government, cioè diciamo qual è lo stato di questi settori di impresa? Dove c'è tanto cloud? Dove potrebbe essercene di più? Chi potrebbe beneficiare del cloud ancora, e in particolare di tecnologie di orchestrazione, portabilità delle applicazioni, che per adesso non lo fa?
In realtà, per esempio, il banking, financial services, a sorpresa, sono stati forse i primi ad adottare tecnologie cloud native. Cioè anche c'erano banche che erano sul palco a KubeCon già due anni fa. Quindi anche uno si aspetterebbe invece di non si aspetterebbe di avere questo push per l'innovazione nel banking, però in realtà anche come anche i clienti che gestisco io, ci sono diverse grandi banche, ma anche piccole banche, è un settore molto, molto attivo e ci sono tanti esempi di come Kubernetes li ha aiutati a modernizzare e ci sono già parecchi. E anche automotive stiamo vedendo molte applicazioni di cloud native, anche come Edge. E poi quali sono i due grossi che conosco io? Poi altri settori, magari gli altri possono contribuire. Se c'è qualcosa da aggiungere, molto volentieri. Sì, sì. Io quello sicuramente... Sento... No, vai, vai. No, no, vai, vai, vai. Siamo, no, allora sicuramente c'è. Sì, no, volevo dire. Anche qualcosa di più small business, middle. Ma io volevo citare la pubblica amministrazione. Secondo me ci si sta muovendo, siamo ancora un po' indietro in Italia, però c'è grande margine, ecco, di adozione di tecnologie cloud da parte della pubblica amministrazione per migliorare i servizi che poi ci vengono offerti, questo è sicuro. Tornando invece al finance, come diceva Alessandro, sicuramente anche in Italia abbiamo degli esempi che hanno stupito anche me negli anni passati di adozione di tecnologie come Kubernetes, molto, molto importanti. Mi riferisco, non so, ad esempio a Poste Italiane, che comunque è stato uno dei più diciamo degli adopter di queste tecnologie in modo molto consistente. Okay, grazie. Se Jacopo voleva aggiungere, ho visto. Sì, no, allora sicuramente volevo aggiungere questo. Noi quello che vediamo è in realtà un movimento molto orizzontale di accelerazione su questi temi. Le banche, come hanno già detto sia Francesco che Alessandro, banche, insomma, il mondo finance è stato il primo a muoversi, ma in realtà quello che noi adesso stiamo vedendo è che è abbastanza ubiquitous per tutte le grosse realtà. Lo scalino maggiore in questo momento di entrata è il costo, dal mio punto di vista. Il costo in termini proprio di formazione. Il ok, non il cloud costa di più, perché la mia domanda successiva sarebbe stata legata a una cosa che ha detto in realtà, mi sembra di ricordare Alessandro, che considerazioni faccio per fare serverless competenze del team di sviluppo, ricordo bene? Quindi... Sì, forse l'avevo detto io nel forse mio... Forse Francesco, sì, perdonami, sì, Francesco sì. Rossi, ok. Quindi le competenze costa anche il cloud, ma di che competenze stiamo parlando? Ovvero, qual è il minimum ground, la base da cui partire per dire, ok, faccio serverless? Ma allora, indipendentemente dall'ambiente di runtime o linguaggio che si decide di utilizzare per il serverless, caposaldo per implementare applicazioni cloud native sono i 12 factor. Bisogna tenersi a quelle direttive per effettivamente realizzare un'applicazione che sia certamente è stato un qualcosa che è stato, diciamo, stilato anni fa, che è ancora assolutamente valido come approccio. Se uno vuole che la propria applicazione sia effettivamente portabile, deve rispettare determinati parametri, ecco, di implementazione dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo applicativo. Poi, dal punto di vista infrastrutturale, non siamo ancora, secondo me, anche con Kubernetes, a un livello di completa astrazione dell'infrastruttura che ospita le applicazioni. Quindi è un qualcosa che lo sviluppatore deve ancora tenere in considerazione. Ecco, certo. Sì, prima ho sentito che parlavate, forse Jacopo parlava di Anthos, ma magari questo argomento lo lasciamo per più tardi. È arrivata qualche domanda, per cui...
la farei a questo punto, visto che non abbiamo tantissimo tempo. Partirei da qui. Ci sono best practice, così chiudiamo che abbiamo riaperto. Ci sono best practice per la security, qualche doc nello specifico, quindi risorse nello specifico, CNCF, Cloud Native Foundation, o Linux Foundation, mi permetto io di aggiungere. Se lo sapete, altrimenti credo che si possa far riferimento a OSPAP, che poi ci dirige in... Le soluzioni, scusa, parto io, le soluzioni in, in contesto CNCF, allora, partiamo dal presupposto che security uguale spina nel fianco, ok? È un argomento molto complesso, molto orizzontale, che tocca tanti punti. C'è un mondo dietro. C'è veramente un mondo dietro e soluzioni end-to-end certificate CNCF che io sappia non esistono. Cioè, ci sono tanti vendor, questo sì, che offrono soluzioni più o meno complete, ok? Non so se possiamo fare dei nomi, Sysdig, Aqua Security, chi più ne ha più ne metta, ok? A livello di open source, sicuramente i trend da guardare sono i trend secondo me più interessanti sono quelli che abbiamo già citato, cioè uno è OPA, quindi Policy Management, la parte di Open Policy Agent e la parte di Gatekeeper su Kubernetes sono, a livello di roba open source, uno dei capostipiti, ok? La seconda è sicuramente la parte, tutto lo stream BPF, cioè tutto lo stream di controllo a livello di kernel space delle chiamate che vengono fatte, e questo ha dei risvolti sia sul networking con la nascita di CNI, quindi di plugin di container networking interface basati sui BPF, sia su tool di security, tipo ad esempio Falco Security, ok? O a livello di service mesh, perché poi c'è chiaramente tutta la parte di service mesh che è parzialmente coinvolta, quelli sono gli strumenti che la CNCF mette a disposizione. Non sono tool omnicomprensivi. E come sempre sono tool di bassissimo livello che ti prendi, ti installi e ti devi gestire. Certo. Quindi non c'è una risposta facile, purtroppo, visto che il problema è un complicato. Però si può dire che, lo aggiungo io questo, le checklist di sicurezza mettono al riparo da una bella serie di problemini che basta anticipare, quello che si chiama sicurezza preventiva. Quindi cercare OSVAP e poi ovviamente, nello specifico del cloud, policy management è sicuramente un rising trend, direi. Passo avanti con le domande, quindi mi sposto a questo punto anch'io temporalmente e torniamo un attimino al presente. Questa domanda riguarda Kubernetes at the Edge. A che punto siamo con la gestione e orchestrazione di cluster distribuiti in region diverse? Ad oggi è fattibile? La lascerai così, se c'è bisogno di specifica. Un minimo di storia, se ho capito bene la domanda. Comunque, parlando di Kubernetes Federation, immagino di sì. Kubernetes at the Edge. Nella community ha ancora una storia travagliata. La version 1 è stata abbandonata. La version 2 sembrava promettente, però anche lì non vedo molta trazione. Probabilmente la federation di cluster Kubernetes, quindi cioè la gestione di cluster diversi dentro Kubernetes, non, secondo me, poi non sono molto nella community, comunque si vede che non c'è molto sviluppo e molto movimento in quello. Però ci sono altre soluzioni, per esempio prendi Rancher, che è una soluzione per multicluster, è un'azienda che sta andando benissimo, sta espandendo, ha un sacco di progetti open source, loro stanno capendo come, o hanno capito già e stanno, diciamo, capitalizzando su multicluster. E poi ci sono le soluzioni come Anthos o Azure Arc, che sono più vendor specific, però hanno sempre lo stesso obiettivo, cioè di centralizzare il multicluster. Riusciranno? Speriamo di sì. Comunque è una richiesta che viene da molti.
Perché adesso anche i cluster Kubernetes sono considerati ephemeral, no? Oggi ce l'hai, lo metti su, poi domani va via, chissà quando ritorna. Quindi è una richiesta che sta prendendo piede. Penso sì. Jacopo, magari... C'era, no, io sono... vi cito un'altra domanda che è simile, fa parte credo dello stesso filone. Dice, a mio modesto avviso il cloud è già in crescita, ma quale cloud? In effetti, io vedo che in realtà per una serie di ragioni ci sarà molto ibrido nel futuro, e questo forse è lo specchio dello stesso argomento. Jacopo stava per parlare. Ma sì, allora, qui bisogna, secondo, vorrei un attimino distinguere tra multi-cluster con gestione centralizzata, che è quello che diceva prima Alessandro, e cluster stretched su region differenti. Ok? Cluster stretched su region differenti è un altro tema gigantesco, quindi control plane in una region o in più region e nodi distribuiti su più region, quello che vi dico è che io non ho mai visto un'implementazione in produzione. Ok? E quello che vi dico anche è che dipende da, probabilmente, se bisogna fare degli esperimenti, dipende dalle latenze, perché sicuramente Kubernetes di per sé è estremamente sensibile, ha dei componenti che sono estremamente sensibili alle latenze, ok, in tutti i suoi flavor, quindi che si decide di andare da una parte o dall'altra, etcd è sensibile alle latenze per la gestione del quorum, ad esempio. Quindi la risposta è che probabilmente in quel contesto lì dipende. La domanda, quale cloud ibrido? Quale cloud? In realtà è esattamente quello che abbiamo parlato, dipende dalle tue esigenze. Se tu sei una persona che vive in contesto Microsoft e ha tutto Microsoft e hai già metà della tua infrastruttura Azure, probabilmente andare su Azure è la soluzione più intelligente, ok? Gestire tutti, cioè cloud differenti con anche lì soluzioni stretched, l'unica cosa che io dico è bisogna tenere a mente che di mezzo c'è l'internet. E quindi tutto bene, ma di mezzo c'è l'internet, che non è un dettaglio, cioè non è un dettaglio di implementazione. Certo, sì. Seguendo su, sarebbe anche questo un tema molto molto interessante. A me, ultimamente, studiando queste configurazioni multi-cloud e mettendo le mani su grossi cluster, mi è tornato molto utile rivedere i principi di sistemi distribuiti, proprio dei corsi di computing distribuito, quelli base, universitari. Per cui rilancio quello che diceva prima, lo studio serve rispetto a quello che diceva Jacopo prima. A questo punto, multi-cloud, cloud ibride, vi chiedo, cosa c'è oggigiorno, cioè, se dovesse dire, visto che anche Jacopo l'ha detto poco fa, il meglio del mondo Microsoft, se sono uno sviluppatore che vive nel mondo Microsoft, è il meglio del mondo Linux, anche se sappiamo che ormai Microsoft contribuisce. Qual è il meglio dei due mondi? E forse anche il peggio, se volete. A giro farei, partendo, che so, prima da Francesco. Ma allora io non voglio citare pregi e difetti dell'uno o dell'altro mondo. Quello che è interessante secondo me è che comunque stiamo tutti convergendo, tutti comunque i vendor software stanno convergendo verso un approccio open source. Questo è innegabile, abbiamo visto che l'open source sta vincendo rispetto al software proprietario negli ultimi anni. Quindi, ecco, volevo soltanto sottolineare questa cosa che trovo molto, molto interessante e molto positiva. Sì, tant'è che oggigiorno mettiamo anche il kernel di Linux dentro Windows, adesso con WSL2. Cioè, non c'è competizione, perché c'è sinergia, non c'è più l'idea noi contro loro. L'open source è un dato di fatto, e come anche sviluppiamo i nostri prodotti alla fine a Microsoft lo facciamo in open, e Linux è lo standard di fatto, anche se comunque abbiamo il supporto Windows per Kubernetes, a cui abbiamo lavorato con Docker, e lì funziona, magari non avrà tutta questa user base, però c'è. Quindi se poi, anzi, Kubernetes adesso quindi unisce i due mondi in un solo cluster,
puoi avere tutti e due i tipi di container. Berat e Jacopo, se volete aggiungere qualcosa. Ma anche per me è stato molto interessante vedere che comunque diventa ormai anche possibile di creare dei cluster che hanno sia le macchine con Windows che con Linux, quindi cluster ibridi, e poi non so quanto è effettivamente utilizzato o quanto sarà utilizzato in futuro questo tipo di cluster, ma è comunque interessante vederli tutti e due insieme. Cioè, però devo dire che potrebbe essere un transitorio? Però devo dire che ho avuto esperienza. Vera è la nostra esperta Microsoft, la nostra esperta Windows. Ho avuto esperienza di anche creare le immagini di Windows Container, ma devo dire che non è stato molto piacevole. No. Io se posso permettermi di invece di prendere una posizione netta, e questo lo dico non perché ci sono sponsorizzazioni di mezzo o perché bisogna essere politically correct, ma lo penso perché è vero. Microsoft ha messo in atto un cambiamento di pelle pazzesco negli ultimi anni, ok? Ed è stato in grado di portare avanti delle politiche di business che basta vedere le stock, non c'è nient'altro da dire. E da questo punto di vista, Francesco l'ha detto benissimo, cioè tutto sta convergendo verso l'open source e incredibilmente Microsoft ha un ruolo da protagonista. Ricordiamoci che c'è di mezzo GitHub, ricordiamoci che ci sono di mezzo delle acquisizioni, degli impegni e un contributo sulla comunità open source centrali. Quindi in realtà trovo totalmente anacronistico anche soltanto fare una compagine, cioè anche soltanto dire noi contro loro o io faccio parte di un mondo, voi fate parte di un altro. La verità è che tutto sta convergendo verso l'open source, Linux su quello è chiaramente il vincitore, il protagonista, e credo che Microsoft stia facendo delle robe pazzesche. Abbiamo ancora, grazie per le risposte ovviamente, abbiamo ancora una decina di minuti in cui ho ancora una domanda e poi vorrei salutarvi chiedendovi un pochino di feedback su alcune cose. Mi segnalano nel frattempo che ho fatto giustamente un errore, la lista security è OWASP, giusto? OWASP, e esiste anche una pagina Cloud Security, prima avevo detto OWASP, quindi pardon, e andrei a chiudere con un topic, poi vediamo se nel frattempo c'è ancora qualche minuto, quindi se qualcuno vuole postare altre domande su Slido le leggiamo, siamo ancora in tempo. Una domanda che riguarda GitOps, quindi mi ricordo che ne ha parlato Alessandro stamattina, ha chiuso dicendo farò un talk su GitOps e è arrivata proprio una domanda su questo. Il tema era molto interessante per la tavola rotonda. Magari diamo un overview, una panoramica di che cos'è GitOps, che problema risolve e perché interessa a una conferenza di persone che fanno container essenzialmente, quindi si preoccupano delle portabilità delle soluzioni. Rispondo io, perché l'ho citato. Sì, vai Alessandro. Esatto. GitOps alla fine. Ho scelto te semplicemente perché eri la persona che ha buttato lì la buzzword. Ma ovviamente anche... È un trend. GitOps sta diventando una parola, diciamo, anche magari abusata, però in realtà ci sono dei vantaggi reali a usare GitOps, tipo avere tutti i cluster. Per non andare troppo veloce, ci spieghi che cos'è? Perché la divisione di GitOps è Operation by Pull Request, dove mantieni tutto lo stato, tutto il desired state del cluster in Git, GitHub normalmente, e il cluster, invece di fare il push, no, della configurazione, il cluster si prende la configurazione ogni volta che c'è un cambiamento su Git, quindi per quello si chiama Operation by Pull Request. Quando vuoi cambiare l'infrastruttura, normalmente parliamo di Kubernetes, ma puoi anche espanderla a diversi concetti, apri una pull request,
proponi il tuo cambio, e quando il cambio viene, quando il pull request viene merge nel master, il cluster prende questi i cambiamenti e li applica, quindi la nuova versione dell'applicazione, il nuovo tag di un container e così via. Quindi, vuoi installare service mesh, lo metti su Git e poi il cluster se lo prende. Ed è un nuovo paradigma, no? Non c'è più la CI/CD pipeline che applica al cluster, ma il cluster, diciamo, è per quello, anzi, la settimana prossima parlavo di questo, e lo chiamo self-driving clusters, perché il cluster si gestisce da solo. E Kubernetes fa il resto, no? Tu applichi la configurazione e poi Kubernetes arriva a quella configurazione riconciliando gli stati, no? Ed è molto popolare, sta diventando quasi, non dico lo standard, però aiuta molto, anche perché andiamo verso più cluster, no? Cluster ephemeral, quindi tu butti sul cluster, lo punti una repo su GitHub, e il cluster fa il resto, Flux Operator è quello che ci vuole, poi è un dettaglio, puoi anche fare con Argo, un altro tool che sta diventando importante, o Tecton, sono diversi tool che fanno GitOps. E anche, per esempio, Azure Arc, che è il nostro hybrid cloud per Kubernetes, è tutto basato su GitOps, su Flux. Quindi, senti, è solo GitOps, è solo contesto infrastructure, quindi operation, oppure no, anche applicativo? Lo usi per tutto. Cioè, life cycle, dal per installare sul progettino in Spring Boot fino alla configurazione di un load balancer. Sì. Cioè, qualsiasi tutto quello che metti su GitHub, nella repo, arriva al cluster, eventualmente, non è istantaneo. E quindi lo usi sia per installare il cluster, per configurarlo, ma anche per l'applicazione. Puoi anche avere un Flux controller per namespace, quello che facciamo adesso, i developer hanno il loro namespace e in quel namespace hanno un Flux controller che va a prendersi l'applicazione da una repo diversa e fa il suo lavoro. Sì, possiamo... Sì, io volevo dire che possiamo anche collegare l'argomento GitOps e gli strumenti che ci sono adesso a disposizione alla tematica precedente, quindi sia al multi-cluster management che all'edge, quindi utilizzare strumenti di GitOps che in modo dichiarativo ci permettono di distribuire anche le applicazioni, gestire il loro lifecycle su più cluster contemporaneamente, senza dover ricorrere appunto a soluzioni complicate e diciamo poco percorribili come la federazione, ecco, di più cluster. Sono arrivate un altro paio di domande. Per me l'argomento GitOps un pochino l'abbiamo scalfito, poi invito chi fosse interessato ad approfondire quello che è tutto l'intercorrere tra appunto il Git commit e poi l'approdo in produzione, quindi all'utente del proprio software di googolare questa parola, GitOps. Non so se volete aggiungere qualcos'altro, qualche altro spunto, altrimenti ho in coda un paio di domande che vorrei farvi velocissimamente e poi vorrei chiudere e vi lasciare la parola al GRUSP. E la prima domanda è questa qui, riguarda la formazione, quindi mi chiedono un anonimo: qual è il percorso migliore per un dev con competenze AWS o Azure per virare verso le tecnologie a container, però poi aggiunge Docker, Kubernetes, whatever. Quindi immagino che si intenda più integrare una competenza specifica di un cloud provider come AWS e Azure verso questo mondo con standard, se ho capito bene. Ha scelta, il primo che alza la mano. Se posso dire due cose, vai. Allora, infatti ci sono tantissime risorse se uno vuole imparare di Docker, di Kubernetes, ci sono davvero tantissime, anche dei corsi online, eccetera, trova tutto, però voglio anche dire che sia documentazione di Docker, sia documentazione di Kubernetes sono davvero fatti molto molto bene, secondo me.
Ma ovviamente Oracle Kubernetes è un argomento complesso da capire, eccetera, però io caldamente consiglio di prendere in considerazione la documentazione degli strumenti che abbiamo parlato, quindi comunque poi volendo si può fare un corso eccetera, ma spiegano abbastanza in chiaro secondo me concetti principali la documentazione. Quindi buona norma sempre la documentazione, a volte ce lo dimentichiamo, però il manuale read the fucking manual. mi hai anticipato. Ultima domanda, questa è molto ampia, ve la faccio lo stesso e non so se c'è il tempo di esaurirla, ma è questa qui. Per la pubblica amministrazione, prima abbiamo parlato di government, è pensabile creare un provider dedicato, quindi un provider cloud, immagino, dedicato, cioè qualche cosa che abbia... Sappiamo dove sono i nostri dati, ecco. Allora, in realtà la pubblica amministrazione ha aperto diversi bandi di gara e c'è un cloud privato dedicato alla pubblica amministrazione che è offerto da TIM, da Telecom sostanzialmente, che attraverso il bando SPC. Certo. Appena andata. Quindi sì, in quel contesto c'è tanto che si sta facendo nel mercato, sì, sì. Ci sono tanti player e ci sono, ho visto anche acquisizioni di vari data center e aperture di region, senza andare sì, corretto, e aggiungo anche che ci sono, diciamo che il tema della sovranità digitale, questo mi permetto di citarlo, è una cosa di altissimo sovranità livello. Digitale. Sì, cioè la sovranità del dato fondamentalmente, che è un tema che spesso i dev dismettono come una cagata, per invece i vari C-level è uno dei fari di direzione, una delle cose su cui tutti quanti si pongono un sacco di problemi. Il forte movimento verso il cloud a un certo punto, qui chiaramente sono diversi punti di vista, si dovrà scontrare col fatto che c'è anche un movimento al contrario, cioè appunto c'è un movimento di sovranità digitale del dato, per cui si vuole che i data center siano in Italia, si vuole addirittura che magari ci sia un controllo pubblico statale o quello che è sui data center e su appunto dove girano gli applicativi della PA. È un tema molto grosso e cioè, per me è uno dei temi più interessanti in assoluto, in generale. È un po' un sogno nascosto quello di avere un buon cloud italiano che sia competitivo di fatto sul mercato internazionale. Secondo me ci sono gli strumenti per poterlo fare e anche il know-how. C'è un po' di inadeguatezza a livello manageriale dal mio punto di vista per poter raggiungere quell'obiettivo lì, però è un tema sicuramente interessante. Vi viene in mente qualcosa che già è operativo sul mercato italiano proprio a livello di servizi acquistabili? Cito AWS semplicemente perché ha fatto molto rumore il fatto che abbia aperto una region. Qui. Beh, adesso non, due non settimane diciamo fa neanche, no, ci uccidono. Settimana scorsa GCP sì, Team ha acquisito Nuvol, che a sua volta aprirà e gestirà e erogherà non so che cosa, data center GCP, cioè c'è un grossissimo fermento, secondo me ci sono tanti player che stanno provando ad attrezzarsi, Aruba un altro, ci sono temi di certificazioni che lo Stato richiede, cioè è un tema molto complicato, non so. Vari Tire 4 adesso non solo Tire 3, Tire 4 eccetera, ok, ma proprio certificazione a livello di procedure di gestione dei dati. Adesso io non sono un esperto di certificazioni, però la PA ha dei vincoli molto stretti su quale tipo, su quali cloud può adottare. Aruba lavora tantissimo perché è uno dei pochissimi player in Italia ad avere determinate certificazioni. Ok, mi fanno segno che stiamo per finire, quindi anche per rispetto a tutti gli altri, farei un giro per salutarci essenzialmente, chiedendo a tutti voi due cose, quindi preparatevele. La prima, qualche cosa, un'azione da fare, un tool da esplorare, un sito da guardare, un tutorial da seguire per migliorare da domani. Ovviamente questi sono i temi, quindi tema... container, cloud, quello che volete. Qualcosa per migliorare da domani. E la seconda cosa è un libro da consigliare a chi ci ascolta. E... non so da chi partire.
Parte il primo che ride, no. Allora, vado io, dai. Allora, non tanto legato al mondo container e Kubernetes come strumenti, però vista diciamo, l'emergenza di adesso, il modo in cui stiamo lavorando, che sicuramente per noi che lavoriamo nel mondo IT è diventato ancora più pressante, più oneroso, consiglio strumenti per prioritizzare le attività, quindi potrebbe essere una banalissima Trello board, eccetera. Kanban board, qualcosa del genere. Sì, insomma, imparare a prioritizzare le attività, a prendersi delle pause tra una con l'altra, che è fondamentale. Ormai io ho la forma della cuffia, ho il cranio a forma di cuffia, dopo 2 mesi di smart working. E come libro cambio completamente argomento e suggerisco un romanzo uno dei miei preferiti, che è The Beach di Alex Garland. Hanno tratto un film che è stato abbastanza infelice, però il libro è veramente molto bello. Va bene, ce lo prendiamo così. Comunque, ripetimi il nome così me lo segno di nuovo. The Beach di Alex Garland. Ok, grazie. Prossimo speaker? Sì, c'è la risorsa che Microsoft mette a disposizione, sta su ak.ms/learnk8s, k8s, no? Cioè praticamente Kubernetes in 30 days, è un sito dove puoi imparare Kubernetes, e dei colleghi hanno appena pubblicato un libro, si chiama Kubernetes Best Practices. Sta su Oralli, Brendan Bars, Eddie Villalba, Dave Strebel e Lachlan Everson, che faceva parte anche del release team. Sono quattro persone di Microsoft che conosco molto bene. Si chiama Kubernetes Best Practices, sta su Oralli. Ok, poi magari queste cose, non so se si può, le postiamo nei commenti della live YouTube. Ultimi minuti, mancano Jacopo e Berat. Vai, Berat. No, vai tu, Jacopo. Okay, devo ancora decidere. Ok, allora. Qualcosa di tecnico, parto da qualcosa di tecnico. Io chiaramente invece mi ricrescono i baffi e risale fuori Roberto da Crema che è in me, e quindi vi invito tutti quanti ad andarvi a guardare kubernetesfiori.com. Perché? Perché i ragazzi, il team, ci sta mettendo anima, corpo, sangue e sudore nella scrittura di documentazione molto approfondita, molto tecnica, e che penso che per una platea tecnica possa essere estremamente interessante. E il libro invece che suggerisco non c'entra nulla, però è un tema secondo me molto importante, si chiama Prime to Perform, e in realtà è un libro che parla di cultura, come costruire una cultura aziendale positiva. E grazie. Manca Berat, importantissimo. No, non è obbligatorio, ovviamente, okay. Ci fa piacere se non viene in mente nulla. No, problem. Allora, io suggerisco un libro, lo dico la verità che non l'ho letto io. Fa niente. Però qualcuno che l'ha letto mi ha detto che ha capito meglio gli interni di Kubernetes leggendo questo libro, quindi... se poi non vi piace il libro, non mi incazzate con me, mi incazzate con quello che ve l'ha detto. E, è un disclaimer questo... molto forte. E niente, questo libro che si chiama Programming Kubernetes, sempre di Aureli. Programming Kubernetes. Sì. Perfetto, io direi che siamo alla fine. Tra poco rientra il GRUSP, io vi ringrazio di nuovo, Jacopo Nardiello, Berat Isgordu, Francesco Rossi, Alessandro Vozza, e li trovate cercando, immagino, su LinkedIn e i rispettivi siti aziendali. Io ridarei la parola al GRUSP, quindi vi saluto, regia, ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie per tutto.
Oh.